libri, è stato protagonista insieme a tanti esponenti della Torino degli anni 70-80 di un impegno pacifista e non violento continuato. Ha scritto importanti testi sul rapporto tra l'economia e non violenza. Con lui scompare una persona che è stata, dal punto di vista teorico ed etico, una persona rigorosa ed esigente, una persona che è stato un punto di riferimento per molti di noi e che ci mancherà la sua lucidità, ci mancherà il suo rigore morale, ci mancherà il suo impegno continuo a favore della pace e della non violenza. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Donati, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come lei pensa, pochi giorni fa l'Aula ha affrontato in terza lettura la legge che prevede l'introduzione nel nostro codice penale del reato di omicidio stradale. Anche se la votazione finale ha visto prevalere i voti favorevoli, il testo è passato nuovamente al Senato a causa dell'emendamento votato a scrutinio segreto che, modificando il testo, ha richiesto l'ennesimo passaggio parlamentare. Purtroppo, Presidente, le tragedie non aspettano le norme e in questi pochi giorni sono numerosi i fatti di cronaca che hanno interessato le nostre strade. Non ultimo, un episodio drammatico che ha riguardato Arezzo, la mia città. Da sempre ritengo che il nostro ordinamento debba dotarsi di norme che introducono tali fattispecie di reato ed è chiarissima la volontà del Governo di andare in questa direzione. Pertanto le chiedo, nel limite dei suoi poteri, di sensibilizzare la Presidenza del Senato a calendarizzare la legge prima possibile. Grazie Presidente. La ringrazio, capisco la sensibilità sull'argomento, ovviamente non è Donati, noi non possiamo sensibilizzare la Presidenza del Senato che autonomamente deciderà quando calendarizzare il provvedimento. È iscritto a parlare l'onorevole Dall'Osso, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vorrei esprimere la nostra profonda indignazione per la disgustosa battuta del Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che al Family Day dello scorso sabato, rispondendo ad un giornalista delle Iene, ha esclamato: «Ma questo è il Family Day, non l'handicappato day». Ecco, l'utilizzo, peraltro fuori dal tempo, del termine handicappato come insulto è deplorevole e schifoso per qualsiasi cittadino, figuriamoci per chi ha un ruolo pubblico. Gasparri deve dimettersi dall'alta carica che ricopre e, direi, ritirarsi per sempre dalla politica.